discepoli di Gesù che sono originali perché vogliono l'unità e la pace in un pianeta segnato dalla guerra e dal sangue, perché sentono il Signore vicino in un mondo che spesso lo considera lontano e inesistente. In una mattina di Pentecoste piena di sole e di colori, in una delle periferie simbolo della grande città multietnica, il Giambellino, l'originalità dei cristiani si tocca con mano, si vede nelle fisionomie che parlano di origini lontane, si ascolta nella babele delle lingue che si intrecciano. È la festa diocesana delle genti 2024, vidi una moltitudine immensa, il titolo, che si svolge nel grande spazio verde dell'oratorio della parrocchia del Santo Curato d'Ars, facente parte della comunità pastorale Maria di Magdala. Tanti gazebi approntati fin dalla prima mattinata, con i colori delle bandiere nazionali, i nomi delle cappellanie, i prodotti tipici dei paesi di origine, per un giorno di preghiera e conviviale vissuto tutti insieme. Filippini e latinoamericani, i più numerosi, ma anche cinesi, coreani, srilanchesi, copti, libanesi, polacchi. Tutti gli stand che l'arcivescovo visita prima della messa, da lui presieduta e concelebrata da oltre 20 sacerdoti di altrettante cappellanie. Il saluto di benvenuto è porto da Don Alberto Vitali, responsabile dell'ufficio per la pastorale dei migranti, che ricorda l'intenzione della celebrazione per la pace. E proprio invocando il dono dello Spirito e chiamando alla solidarietà, si avvia la messa con il vescovo Mario, che scendendo dal semplice altare attrezzato all'aperto, cammina lungo tra i fedeli, aspergendoli con l'acqua benedetta. L'intera animazione della liturgia è affidata alle diverse cappellanie. Poi appunto l'omelia con al cuore l'idea dell'originalità. Un'originalità che subito avverte l'arcivescovo, oggi tuttavia è a rischio, a fronte di fatti indiscutibili, come la divisione tra le chiese davanti alla guerra. Come dunque vivere ed edificare una vera chiesa delle genti? Tre le indicazioni di Monsignor Delpini. In che modo quello che porto con me edifica questa chiesa dalle genti in cui vivo, prego, amo e soffro? In che modo posso servire? Eccomi, estoy aquí, here I am, me voici. Tre parole perché possiamo percorrere vie di conversione per custodire l'originalità cristiana. Grazie, aiutami, eccomi. Lo spirito è spirito di unità, è spirito di pace, è spirito della comunione, delle differenze, è spirito di conversione. Ecco, io credo che il messaggio di pace è piuttosto una invocazione che un'esortazione. Chiediamo la pace. La situazione che stiamo vivendo sembra avere tagliate le vie di uscita. Ecco, chiediamo che lo Spirito ci insegni ad accogliere, a riconciliarci, a costruire una pace giusta, una pace duratura, una pace che abiti nei cuori e tra i popoli. Dalle Filippine da quanto in Italia? È da tanto, più di 30 anni io, non so le altre. È bello vivere in questa città, vi sentite amalgamati, accolti? Certo, sì. Lei cosa fa nella vita? Faccio lavoro. Qual è la cosa più bella secondo lei di appartenere a una cappellania, cioè di essere cristiani qui a Milano, seppure così lontani da casa? Siamo già cristiani da bambini, così, da quando siamo nati, così almeno, siamo già coinvolti in questa religione, perciò siamo felici di servire il Signore. Nella nostra chiesa ambrosiana com'è lo stato dell'arte per quanto riguarda la chiesa dalle genti e questo modo di essere insieme? Direi che siamo in cammino rispetto al sinodo Chiesa dalle genti. Nel frattempo hanno iniziato a strutturarsi la consulta diocesana per i migranti e in alcune zone pastorali anche proprio l'equipe zonali. Tra l'altro la scelta di questa parrocchia non è stata del tutto casuale,
perché, come ricordavo all'inizio della celebrazione, non solo in questo territorio abitano molti gruppi migranti, il parroco ne ha contati 25 nazionalità alla festa delle genti, ma questa ad esempio è una parrocchia che già dall'anno scorso ha iniziato a festeggiare la festa dei popoli al proprio interno, proprio perché ci sono molte componenti ormai che formano quest'unica chiesa, e quindi questo dice anche una sensibilità che ormai sta crescendo a livello diocesano, ma proprio anche a livello di parrocchie, che poi alla fine è la cosa più importante.